amici di moto.it, siamo venuti a Malaga per il test delle nuove Husqvarna nelle versioni 302 tempi e 354 tempi. Husqvarna ci ha fatto un regalo perché ci ha scelto una location veramente fantastica, perché siamo a casa del vero re dell'enduro estremo, Graham Jarvis. First of all, thank you very much, Graham, for welcome us in Jarvis Land. Very beautiful place, very beautiful trail, and you also a very fantastic teacher. Tell me something about this bike. Yeah, we've the 350s and the 300s have been swapping and changing, so it's really good. I've had fun. You guys, good level of riding. Oh, thank you. We've pushed everybody to the limit, but it's about, you know, easy trails for everybody's level. Hard trails, whatever the guys want, have fun. A little bit of technique, I hope you learned something as well. Well. And which bike do you prefer? Of course, two-stroke for your enduro, no? Yeah, I really like the 350 once I adapted a little bit on the faster trails. I love it, but obviously the 300 in the technical stuff just feels a little bit lighter and maneuverable. Chiaramente la 302 tempi è sicuramente la moto che lui preferisce per tutto quello che deve fare, che vi assicuro ragazzi è una cosa estrema. Vedrete un po' di video e rimarrete anche voi con gli occhi aperti. Poche ma sostanziali le novità delle nuove Husqvarna per l'anno 2022. In prima battuta i pneumatici. Quest'anno vengono montati anteriori e posteriori pneumatici Michelin. Poi abbiamo le nuove pompe dei freni Bratec e anche le nuove pinze dei freni con anche i dischi di nuova concezione. Cambiate anche le grafiche, di colore completamente diverso. In ultima battuta su questa moto vediamo tanti piccoli accorgimenti a catalogo Husqvarna indicati per l'enduro estremo. Queste differenze le troviamo sia sulle versioni due tempi sia sulle versioni quattro tempi. Un altro grosso lavoro dei tecnici Husqvarna è stato fatto sulla forcella, un lavoro in questa parte finale atto ad aiutare soprattutto nelle situazioni di fondo corsa e di patto veramente estremo. Una cosa che a noi è piaciuta tanto in queste situazioni di test che abbiamo trascorso qui a Jarvis Land, soprattutto quando scendi da ostacoli molto alti, vedi che l'anteriore è sempre ben sostenuto. Logicamente in queste situazioni abbiamo apprezzato molto di più la due tempi, che trasmette un feeling, passatemi il termine, più trialistico, cioè sia l'erogazione che dell'handling alla fine richiama molto le moto da trial, e dove ci ha portato Graham poco ci mancava che fosse trial. La 350 quattro tempi invece l'abbiamo apprezzata soprattutto quando gli sterrati ci hanno permesso di dare tanto gas. L'inerzia del motore, il feeling trasmesso è veramente piacevole, soprattutto quando si alza la velocità. Hanno fatto veramente un bel lavoro, la moto è già dai concessionari, i prezzi sono indicati sul loro sito internet. Well, will you tell me something at Italian fan? Yeah, ciao everybody in Italy. We're waiting for you in Jarvis Land, Spain. Ciao a tutti.